Dirvi tutti, Roberta Angelilli, vicepresidente anche lei del Parlamento europeo. Peraltro vi leggo il dato Eurobarometro, dice questo, la domanda era: ritieni che la tua opinione conti in Europa? Sì, per il 30%, quindi c'è un 70% di no al quale Esatto. bisogna porre rimedio. Forse eravamo uno dei paesi più europeisti e ora non so quanto lo siamo. Il dato europeo è il 39%. Allora, Angelilli. una premessa che bisogna ricordare, quello che accade in Italia e in ogni Stato membro dipende per il 75% dalle decisioni che vengono prese a Bruxelles. Pertanto, partecipare è un obbligo, perché altrimenti le decisioni passano sulla testa dei cittadini europei. Quindi, due sono le priorità. La prima, le istituzioni europee devono accorciare le distanze. Le istituzioni europee devono essere più vicine ai cittadini, ai popoli europei, alle imprese, alle famiglie. Secondo, però, i cittadini, come dice anche il video, devono cominciare a pensare in grande, o meglio, devono pensare europeo, cioè si devono sentire cittadini protagonisti dell'Europa e pertanto devono poter contare. Il dato di Eurobarometro è giusto perché i cittadini europei si sentono dei sudditi, cioè non si sentono dei protagonisti. Allora, lo slogan è l'avete sentito, reagire, no? L'ultima parola, reagire, essere protagonisti. Bisogna assolutamente che i cittadini riescano ad entrare nel potere decisionale, riescano a dire la loro, devono contare, devono avere dei punti di riferimento che siano capaci di difendere, di affermare i loro diritti. Questo è importante. Io faccio un esempio, no? Questa settimana abbiamo preso decine di decisioni importanti. Una, ne cito una, l'Unione Bancaria Europea. Allora io sfido tutti a dire: è una cosa buona o una cosa cattiva? Secondo me, se io chiedo di alzare le mani, ma non lo so, magari non è così, le persone sono o perplesse, cioè quindi non sanno che dire, oppure istintivamente pensano che è una cosa cattiva. Perché l'unione bancaria, che significa il meccanismo di sorveglianza? Vuol dire che adesso l'Europa decide su tutto, le banche decidono, i poteri forti, no? Voglio dire il potere finanziario. In realtà è una cosa buona. Quindi bisogna spiegarla, bisogna che i cittadini abbiano, come dire, accesso diretto alle informazioni. L'unione bancaria, come ha detto Barnier ieri al Parlamento europeo, serve per riportare un po' di moralità e di trasparenza nel mondo finanziario. Una cosa bellissima ha detto ieri: mai più un euro preso dalle tasche dei cittadini per pagare i fallimenti delle banche. Adesso, dai prossimi mesi, se una banca fallisce, dovranno essere gli azionisti, dovrà essere il nuovo sistema, diciamo, di protezione delle crisi a pagare, non più i cittadini, non più le imprese. Abbiamo parlato del roaming, è importante il roaming, no? Voi se, ci sono tantissimi giovani qui, andate all'estero, una tragedia, no? Cioè, una cosa mostruosa, no? Praticamente il telefono spento, inaccessibile. Allora, questo non è giusto, cioè sono cose semplici, vanno cambiate. L'ultima, questa è importante. Allora, io sono arrivata con qualche minuto di ritardo perché ero alla Regione Lazio per parlare dei fondi europei, no? Allora, voi sapete, penso, che l'Italia, come dire, è sempre fanalino di coda nell'utilizzo dei fondi comunitari, no? In questo momento ha utilizzato il 60, scusate, il 40% delle risorse della vecchia programmazione, quella che scade il 31 dicembre, ok? Quindi noi abbiamo utilizzato in 7 anni il 40% delle risorse. Ci verrebbe da ridere o da piangere, non lo so, decidete voi. Abbiamo 2 anni Piangere da forse, piangere, da ecco. pia sì, da piangere, perché fa rabbia, no? Fa rabbia. Siamo paese fondatore dell'Unione Europea, la terza economia europea, insomma, fa rabbia, no? Ok, bene.
Ma intanto tutti si lamentano, i fondi. Allora, questi fondi, primo, bisogna utilizzarli. Secondo, al di là del passato, il primo gennaio parte la nuova programmazione. Con Pittella e gli altri colleghi ci siamo battuti a morte per difendere gli interessi italiani. E allora, rimbocchiamoci le maniche, le istituzioni devono fare la loro parte, noi anche, no, intendo dire non noi parlamentari, noi cittadini, le imprese, le famiglie, andiamoceli a prendere queste opportunità. Per i giovani ci saranno 6-8 miliardi di euro, sono pochi, ve lo dico io. Questa settimana abbiamo fatto una relazione proprio sulla disoccupazione giovanile, la lotta alla disoccupazione giovanile, sono pochi 8 miliardi di euro, ce ne volevano almeno 21, vabbè, chi se ne frega, oddio, non lo avrei dovuto dire, chi se ne importa, diciamo così, più politicamente corretto, rimbocchiamoci le maniche, andiamoceli a prendere questi soldi. Io dico, sono pochi? Va bene, allora, mandiamo avanti più meritevoli, premiamo i progetti più meritevoli, mandiamo avanti i talenti, ripartiamo dal merito. Allora, se facciamo squadra, se ci sentiamo una squadra italiana, no? In Europa, che vuole contare, che vuole arrivare prima, noi riusciremo a dare un senso al nostro stare in Europa, sono sicura ne saremo orgogliosi come siamo sempre stati, e poi, no? Ci becchiamo pure qualche opportunità che non guasta.